Buon pomeriggio ragazze, eccoci qua, benvenute per una nuova diretta, oggi venerdì, puntualissime, siete bravissime, puntuali come sempre, qui avete visto, vi ho preparato un bel po' di cosine, e questa sera lavoreremo insieme. Avevo realizzato questo pannello tutto pieno di venature, avevo creato appunto l'effetto con il venalegno e grazie Elvira, grazie ragazze, condividete mi raccomando la diretta già da adesso in modo che tante persone possano visualizzare questo contenuto. Oggi parliamo di... Ciao Federica, mi sto organizzando per essere a Roma per il 17. Oggi ho trovato un biglietto aereo, ragazze, Federica, ho pensato a te, ho trovato un biglietto aereo a 7,90 euro e quindi ho preso al volo l'occasione. E quindi se il 16 partirò per Roma, il 17 sarò già a Roma perché abbiamo organizzato 2 giornate di corso su Roma, nella zona Cinecittà. La nostra cara Federica è già venuta a trovarci 2 settimane fa quando abbiamo fatto la live in diretta, è venuta a trovarci ed ha fatto ospite della nostra diretta fatta a casa della nostra Lucy e quindi abbiamo deciso di programmare un corso su Roma per le giornate del 17 e del 18. Avevamo pensato di farlo l'ultimo weekend, ma dato l'occasione, l'occasione fa l'uomo ladro, non mi pareva vero aver trovato un biglietto a così poco, quindi facciamo bagagli e partiamo. Mia figlia altro non vuole, è più viaggiatrice di me e quindi ragazze per il 17 e 18 di luglio saremo per un corso a Roma. Allora, quindi qualunque di voi foste interessati a partecipare, contattatemi privatamente e vi darò tutte le indicazioni dei corsi. Allora ragazze, rulli, oggi parliamo di decori. Ieri abbiamo preparato la base, ciao Lucy, oggi abbiamo preparato la base e ieri abbiamo preparato la base, scusate, oggi parliamo di decorazioni. Qui sullo sfondo vi ho preparato alcuni lavori che ho già realizzato, ciao Giusy, felicissima anch'io di ritornare da voi, mi avete coccolato talmente tanto che non era possibile non tornarci, anche perché approfitto delle vacanze di mio marito per arrivare. Giulia, a presto saremo anche da te, mi raccomando, da settembre anche la nostra Giulia Trotta, la nostra referente per Roma ci farà da padrona di casa e sicuramente in occasione poi della Fiera di Roma saremo da Giulia. Allora, ragazze, sì, oggi sbirulina, è vero, ho messo la camicina rosa, è bello ritornare bambini. Allora, ragazze, oggi parliamo di stampi. Ieri vi avevo fatto vedere i disegni che abbiamo disponibili sul nostro sito e comincio a proporveli per farvi vedere, grazie Maria, per farvi vedere sia in confezione sia già applicato. Questo è l'Imperial Craquelé, bellissimo stampo, vi faccio vedere come e che cosa potete realizzare. Guardate, guardate, guardate. Questa meravigliosa scatola è stata realizzata con il fondo, il fondo della Vintage Chalk Bordeaux. Infatti, come vedete, la parte di base è un po' gessosa, abbastanza opaca. E poi con lo stampo Imperial
Craclé abbiamo realizzato questo medaglione che poi è la metà, perché questo stampo è diviso in due e con la parte la parte dello stampo con il disegno medaglione, che sarebbe diciamo il nostro cavallo di battaglia, ho realizzato appunto questa bellissima scatola. Come vedete, tutto ciò che io vi realizzo come applicativi, voi lo potete comunque applicare sui mobili. Vi faccio vedere le applicazioni sulle tavolette o su delle scatole o su dei quadri, perché andare a lavorare su un mobile, voi immaginate che sia anche difficile poter realizzare la giusta inquadratura. E quindi preferisco farvi vedere i decorativi su piccoli supporti, perché è più facile farveli entrare in camera e farveli vedere meglio. La scatola è stata realizzata da tutti i suoi lati. Abbiamo queste scatole in vendita a grezze sul nostro sito, in quale sezione sono le scatole, Ennio? In una sezione che adesso vi dirò, probabilmente andando in alto a sinistra trovate i tre trattini, cliccando sui trattini trovate anche scatole, vero Ennio? Quindi abbiamo sia le scatole queste esagonali che anche le scatole tonde. A Parma, allora saremo a Bergamo, saremo a Brescia. Queste sono le tappe, quelle fissate già fissate per settembre e ottobre, e poi speriamo di potervi raggiungere un po' in tutta Italia. Si trova nella sezione materiale per il fai da te, le scatole. Anche questa scatola è stata realizzata con lo stampo. Questa l'ho fatta questa mattina, volevo farvi vedere la realizzazione del progetto con questo stampo bellissimo, è il mio preferito, che si chiama Sweet Blossom. Con questo stampo è tutta una composizione, guardate, di fiori e di foglie. È stupendo, è straordinario, perché con questo stampo si possono realizzare dei decori favolosi. Potete giocare con la composizione floreale, applicando fiori e foglie a vostro piacimento, adattandovi anche sulla superficie e sulla base, e quindi si possono realizzare dei lavori straordinari. Vi farò vedere naturalmente oggi come si utilizzano. Non è un momento dimostrativo, voi lo sapete che io mi metto sempre al lavoro insieme a voi e vi svelerò tutti i segreti. Mi raccomando ragazze, condividete già la diretta in questo momento, in maniera tale che tante persone possano già subentrare a visualizzarla in live. Vi ringrazio anzi per le condivisioni, siete sempre tanto tanto care, e commentate, chiedete pure i colori utilizzati. Questo è un color vaniglia, meraviglioso vaniglia love, e poi ho realizzato la decorazione con il nero, il bianco e la perlescenza oro. Adesso vi farò vedere come ho realizzato questo lavoro. Ho realizzato anche quest'altro lavoro su una tavoletta, perché volevo farvi vedere l'utilizzo del bianco e del nero. In questo caso ho utilizzato la perlescenza oro, ma vi assicuro che con i colori del bianco e del nero potete benissimo utilizzare la perlescenza argento, perché è molto 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 bello l'effetto dell'argento anche. Questo l'ho realizzato per farvi vedere il gioco del bianco e nero, e mentre sulla scatola avevo utilizzato solo il nero. E il bianco l'avevo dato in antiquatura, poi vi farò vedere con il ritocco pittorico. Questa tavoletta invece, al contrario di questa,
è stata realizzata tutta con il bianco. E quindi gli stampi, la più delicata di tutte a mio avviso è questa, però vorrei che voi mi deste il vostro feedback. Vorrei che mi diceste qual è il progetto che vi piace di più. Il progetto numero uno, che è la scatola, il progetto numero due, che è la tavolozza in bianco e nero, ve la faccio vedere alla luce. Il progetto numero 3, oddio, ora crolla tutto, che è il lavoro tutto in bianco, e quindi questo è il numero 3. E poi in ultimo vi farò vedere il progetto numero 4, che è il progetto numero 3 con i fiori bianchi, è il mio preferito. Ma non vi voglio influenzare, voglio capire qual è il vostro preferito. Guardate, questo è stato realizzato tutto con i fiori bianchi. Ragazze, ragazze, avete i miei stessi gusti? Allora, eccolo qua. Questo è stato realizzato tutto in bianco e oro. E quindi molto, molto delicato, molto, molto fine. Adesso vi farò vedere l'ultimo progetto, perché questo realizzato sulla porta è stato fatto anche questo tutto in bianco, ed è stato fatto poi con il ritocco pittorico e bronzo antico, che non ho qui, e vi farò vedere durante alla lavorazione. Questo è realizzato allo stesso modo di questo, come vedete sempre i fiori bianchi ho utilizzato, ma con il bronzo antico. Quindi lo so, il bianco e nero piace tanto a chi ama il moderno, perché il bianco e nero sposa moltissimo con lo stile industrial e un po' più moderno. Vi faccio vedere l'ultimo progetto, che è il progetto numero 5, perché con il progetto numero 5 vi faccio vedere come potete realizzare una lavorazione mista. Guardate, ragazze, lavoro misto, decoro misto. Praticamente sono andata ad applicare su questa base, ho realizzato un quadro. Avevo questa cornice con il rosa fucsia, non l'ho dipinta, l'ho lasciata così com'era. Qui ancora devo finire di completare questa parte e anche questa parte. Se in live avrò tempo la continuerò insieme a voi. Guardate che cosa ho fatto. Progetto numero 5. Sono andata a miscelare sia gli stampi che i transfer, creando un elemento decorativo pittorico molto 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 carino, molto molto importante. Vedete? Qui ho lavorato con il bianco in prevalenza e poi ho aggiunto solo col nero qualche fogliolina e ho fatto dei ritocchi pittorici con la perlescenza oro, e invece qui da quest'altro lato ho lavorato solo con il nero. Guardate, e sono andata a fare, quindi colore, transfer colorati, avevo dei pezzettini di transfer che mi erano avanzati, e sono andata poi ad applicarci dei ritocchi pittorici con il dorato. Vedete, all'interno delle foglie ho applicato poi l'oro e il bianco. Quindi, come vedete, potete divertirvi a 360 gradi, creando un milione di cose. Io, ragazze, ve le faccio vedere sulle tavolette per semplificare il tutto. Ma voi lavorate anche sugli lenti dei vostri mobili, perché naturalmente sono dei lavori di talmente tanto pregio che è peccato andarli a lasciare lì a morire su una scatola. Quindi vi consiglio assolutamente di utilizzarli sui vostri mobili. Allora, gli stampi li trovate, ecco, anche la quinta piace benissimo. Grazie, ragazze.
Allora, gli stampi li andate a trovare nel nostro negozio online. Sapete che sul nostro sito abbiamo tutto. In quale sezione troveranno gli stampi? Sezione stampi. Più semplice di così non si può. Nella sezione stampi troverete gli stampi. Troverete prima i mold, vero? Quindi troverete i mold e poi andrete a trovare anche questi. Come? Ecco, tutti gli stampi, sia i mold, quelli da lavorare con le paste, sia questi da lavorare appunto con il colore. Allora, cominciamo ragazze. Utilizzo un piattino in plastica. Ho versato un po' di colore nero, il nostro nero love, meraviglioso nero love, lucidissimo, luminosissimo, coprentissimo, non si dice ma io lo dico, e vado a applicare allora intanto prendo il rullo, vi faccio vedere il movimento, prendo il rullo, lo carico di colore, quindi faccio questo movimento di rotazione con la spugnetta. Lo carico di colore nella quantità giusta. Non dovete né eccedere, né defiggere, né aumentare troppo da poter macchiare in maniera irrimediabile. Poi passatelo con una rullatina sulla parte delle foglie, la parte sporgente delle vostre foglie, senza spingere, ragazze, perché non dovete sporcare la parte interna. Quindi lo stampo ha una parte in rilievo. Se lo vedete in profilo, questa parte decorativa del fiore viene tutta in rilievo e quindi la parte del disegno viene fuori molto molto facilmente. Diciamo che mi sto imbarcando in un lavoro abbastanza complesso, con il rischio anche che il disegno non mi venga bene, perché sto applicando il decoro su una base realizzata con il vinalegno e quindi non essendo una base assolutamente liscia, potrebbe esserci in qualche punto magari il disegno che magari non viene perfettamente, però vi consiglio di fare in questo modo, di controllare, spingete con le dita sul disegno e controllate prima di alzarla tutta, controllate le parti che sono venute meno impresse, le ripassate. Ecco qua. Spingo, 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 spingo e tolgo. Ecco qua. Questo, vediamo se riesco ad avvicinarmi un attimino. Ecco qua. Questa è la prima parte del lavoro. Ho impresso la prima foglia. Lo stesso, sì, ragazzi, il rullo deve essere assolutamente secco, perché se questo lavoro lo fate con un rullo bagnato rischiate l'acqua presente nel rullo rischia di gocciolare e quindi di rovinare il vostro lavoro. Vado a prendere l'altro lato delle foglie e a specchio realizzo il secondo disegno, il secondo fascio di fogliame. Spingete bene sulle foglie, così con le dita, sulle parti rosa. Il disegno viene evidenziato nella parte sottostante della gomma con il colore rosa. E quindi se nel momento in cui dovete andare a spingere e quindi a far uscire fuori la parte da imprimere, avete un indicatore molto molto importante, perché dovete premere praticamente
sulle parti rosa che trovate sul contrario dello stampo. L'azienda ha pensato molto bene di indicarci i punti di pressione in modo da non crearci nessun tipo di difficoltà, perché quando lo mettiamo a testa in giù, magari se non abbiamo appunto l'indicatore di colorazione, non sappiamo bene quali sono i punti da imprimere e quindi su cui spingere. Questa è la lavorazione, è una lavorazione molto molto semplice. Vedete, ragazze, i fiori stanno venendo fuori. Adesso cercherò anche di avvicinare la camera. Grazie Giuseppina. Cercherò di avvicinare la camera per farvi vedere sempre meglio il lavoro. Quindi ogni qualvolta andate a cambiare tamponcino, stampino, mi raccomando, rintingetelo con il colore, perché il colore se lo prende molto facilmente e quindi non dovete rischiare magari di trovarvi poi con un tampone secco e magari quando lo appoggiate non vi dà un buon risultato. Sollevatelo da un lato, così, e spiatelo. Può succedere anche che sollevandolo magari qualche fiorellino non è venuto impresso bene, il risultato non vi deve spaventare perché potete ripristinare su un altro fiorellino nel formato un po' più piccolo. Adesso vi farò vedere, ragazze. Allora lo ricoloro e lo appoggio dall'altro lato, perché sto creando un fascio di fiori con soggetto centrale e ramage laterali. Quindi ci sono assolutamente delle regole decorative. Io vado molto, diciamo, vado molto così spedita, però mi raccomando, cercate di seguire quelli che sono anche gli schemi decorativi di cui ora vi parlerò. Allora, vediamo se avete delle domande da fare. Allora, io in realtà gli stampi li ho utilizzati stamattina, ma non li ho più lavati, non li ho lavati. Si era fatto tardi e li ho lasciati sporchi. Gli stampi li potete lavare con l'acqua, perché l'ov si rimuove con l'acqua. Magari metteteli a bagno un pochettino, se il colore si è indurito in maniera particolare, magari non vi verrà via al 100%, ma vi dico ragazze, non vi spaventate. Se anche lo stampo vi dovesse rimanere, vedete? Se anche lo stampo vi dovesse rimanere sporco di colore, non è la fine del mondo, perché alla fine va ad asciugare e noi ci poi continuiamo a lavorare in su. Continuo, allungo questo ramo, aggiungo le foglie e vi parlo dello schema decorativo, perché lo schema decorativo è importantissimo. Il ramage in realtà è il più facile in assoluto come elemento decorativo, in quanto non dovete assolutamente seguire delle misure, e questo è molto carino perché andare lì a stare con il metro ad impazzire a prendere i centimetri a volte è un po' noioso. In questo caso con il ramage potete andare a piede libero senza dover stare lì a misurare, a conteggiare, a guardare. Fate un disegno asimmetrico e create o il centrale dell'anta, appoggiandovi però tutta da un lato, in modo da comunque dare un senso alla vostra decorazione, oppure creando come ho fatto qui, creando come ho fatto su quest'antina qua, la parte superiore, quindi l'angolino in alto. Quindi qui mi sono tenuta centrale,
Qui invece ho creato il decoro sulla parte in alto dell'angolino. Se si dovessero fare piante, ragazze, vi consiglio comunque di andare con un disegno libero, cioè andare con dei ramage floreali senza star lì a studiare i centimetri e le misure, anche perché sarebbe impossibile creare una simmetria perfetta, perché non è uno stampo creato per intero. Allora uno dice lo applico, lo poggio e ho fatto. Sono degli stampi staccati e quindi sarebbe difficilissimo andare a creare, tranne se non lo li incollate su una base, magari questa la trovate all'interno della confezione, tranne se non create magari un angolo di fiori e li attaccate con il biadesivo e allora poi vi rimangono sempre, il ramage vi rimane sempre posizionato e anche magari cambiando su vari supporti lo trovate già pronto. Ma io in realtà vi consiglio di andare liberamente, cioè magari se avete due ante di un armadio, un'anta la fate in un angolo in alto, un'anta la fate un angolo in basso, cercando di seguire più o meno un concetto di schema di disegno, ma senza andare poi lì a impazzire troppo. Allora, continuo, sto continuando a imprimere i fiorellini piccolini. All'interno del disegno ho questi mini fiori e quindi li vado ad applicare anche tra un fogliame e l'altro, tra le foglie per riempire appunto gli spazi che in realtà ho lasciato volontariamente liberi. Come vedete, ogni qualvolta utilizzate lo stampino, lo dovete sempre continuamente ricalcare con il colore, perché una volta utilizzato il colore va via. In questo, eccolo qua, vedete che carino, come è venuto bello. Poi nei punti dove il disegno non è venuto perfettamente, il disegno non è venuto perfetto, possiamo riprenderlo con una sfumatura e con un ritocco pittorico. Quindi non vi preoccupate, qui per esempio le foglie non sono venute stampate bene. Quindi riposiziono il mazzetto delle foglie e lo riimprimo. Va bene, ragazza? Ecco qua. Allora, fatto, fatto. Ecco qua, vedete? Le foglie sono state riposizionate. Allora, continuiamo. Questa è la prima fase. Adesso vi faccio vedere la seconda fase. Quindi cambio di rullo. Vado a lasciare questo in acqua prima che mi si indurisca irrimediabilmente e prendo un rollino pulito. Adesso voglio decorare con il bianco perché voglio farvi vedere l'opzione anche del bicolore. Vi consiglio di usare colori abbastanza decisi. È abbastanza importante. Cambio anche il piattino perché devo avere una base pulita, altrimenti il bianco mi diventa grigio. Inserisco il secondo colore all'interno del piattino e continuo la seconda fase di decorazione. Voglio creare un bicolore. In questo caso sto utilizzando il bianco, però voi potete, in questa base è stata decorata con una chalk, mi dici qual è la tonalità di questa chalk verde? Ho utilizzato una chalk verde, adesso vi dirò quale verde ho utilizzato. Se magari i fiori li voleste realizzare a colori, lo potete fare con lo stesso sistema, magari dipingendo. Magari dipingendo gli stampi con le love a colore.
Vi consiglio, questa era l'anta in vetro che abbiamo dipinta, non so se si sente che no, non è quel verde lì, è un verde leggermente più chiaro, no, no, è un verde cialk. Adesso vi dico, non mi ricordo perché lo hanno fatto le mie ragazze in corso. Allora, guardate. Comincio a dipingere di bianco i fiorellini e vado a imprimere i fiori con il bianco. Sì, quello che hai di là. Sì, quello come si chiama? Verde Vintage Petrolio. È il Vintage Petrolio che poi è stato sfumato con il vinalegno e con la patina con il colore crema. E quindi la schiaritura è stata data dal vinalegno realizzato con la patina e con il crema. Quindi adesso vado ad alternare con dei fiorellini in bianco. Mi piace l'idea del bianco perché le vene di questo legno, non so se riuscite a vederle, ma le vene sono bianche. No, questa non è quella di ieri. Quella di ieri era un color e sabbia con la venatura fatta con la patina rovere, quindi questa non è il colore dell'anta di ieri. Volevo farvi vedere una decorazione su colore e quindi ho preferito cambiare il fondo perché questa, eccola qui, ve la faccio vedere, questa è quella che abbiamo realizzato ieri come tonalità di fondo. E quindi volevo farvi vedere anche come potete realizzare una decorazione sul colorato e non solo sul color legno. Allora, in realtà sì, Elvira, e come colore love, hai ragione tu, corrisponde all'anice, però quest'antina è stata realizzata con la Vintage Chalk. E quindi l'abbiamo realizzata con il verde petrolio. Sulla base, avendo il vetro, abbiamo messo sempre un fondo di love. Mi raccomando, lo sapete che quando usate la chalk, il fondo love lo dovete inserire sempre, perché la chalk, essendo un prodotto leggermente più debole, ha bisogno del fondo. Va bene, ragazze? Allora, adesso vi sto inserendo all'interno di questo ramage, vi sto inserendo delle piccole infiorescenze bianche. Le potete fare, ripeto, con tutti i colori che volete. Però volevo farvi vedere anche questa soluzione un po' più moderna, perché naturalmente dobbiamo assolutamente rispettare il gusto di tutti, eh? Assolutamente sì, i timbri si possono usare sulla Love, in realtà sulla Love hanno un risultato straordinario e quindi potete utilizzare entrambi le nostre pitture. Allora, quindi ecco qua. Faccio l'ultimo fiorellino bianco e come vedete ho creato una simmetria. Adesso vi farò notare la regola simmetrica che sono andata ad utilizzare, perché è importantissimo che voi comprendiate anche questo, perché magari la realizzazione di un tralcio floreale può essere complessa e complicata se non si tengono in mente queste piccole nozioni. Allora, ho fatto che cosa? Allora, sì, grazie Silvia. Questi stampi li trovate in vendita sul nostro sito, mamma che caldo. Girami poco poco questo ventilatore, ragazzi, sto facendo la sauna. Poi con questi fari veramente ci da morire. Allora, sì, ah, grazie. Sì, mi vedrete con i capelli al vento, ma... Allora, questo è lo schema decorativo. Che cosa ho fatto?
sono andata ad applicare al centro i fiori più grandi, che sono o questi o questi. Quindi centralmente partite con i fiori grandi, va bene? Quindi ve lo riposiziono e ve lo faccio vedere come concetto di posizionamento, perché queste sono cose molto importanti. Quindi fiori grandi centrali, poi tralci un destro e un sinistro, va bene ragazze? Tralci di foglie, un destro e un sinistro, tralci di foglie grandi che mi fanno la base. Poi qui mi rimane un vuoto, tralci di foglie piccole, eccolo qua. Le foglie fatele andare sempre verso l'esterno, come se voi aveste qui un mazzo e mettetevi mentalmente in questo concetto: avete un mazzo di fiori in mano, questa è la parte dello stelo, quindi fiori, foglie, 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 quindi foglie, foglie, vado dal grande, passo fiore, foglie medio, grande, fiori e foglie medio, fiore piccolo, bocciole, bocciolo, bocciolo, foglie piccole, bocciolo. Guardate, in un attimo ho creato lo schema compositivo. Quindi, guardate, ripeto, schema compositivo floreale, partiamo dal centro con i fiori più grandi, facciamo le foglie, foglie lunghe, foglie medie, foglie piccole, bocciolo, bocciolo e all'interno dei vuoti. Così facendo, se volete poi ancora allungare il disegno, cosa facciamo? Riproponiamo di nuovo la foglia e la rifacciamo partire in questo modo. Poi riposizioniamo il fiore più piccolo e poi il fiore piccolissimo. Però tenete conto che dobbiamo sempre partire al centro con il fiore grande ed andare man mano a sfinire con i fiori più piccoli e con le foglie. Vi faccio notare questo schema compositivo all'interno delle tavolette che ho realizzato per voi, perché è molto importante che voi andiate a rispettare queste regole. Guardate, fiore grande, fiore grande, fiore grande, foglia, foglia dal lato, fiori medi, fiori piccoli. Quindi il centrale e poi passare dal grande al piccolo, dal grande al piccolo. Va bene? Mi raccomando, seguite la regola della natura, ve lo dico sempre, ve lo dico anche quando utilizzo i mood, non andate a mettere i fiori tanto per metterli in maniera disordinata. Questo, per dire, è uno stelo. Questo è uno stelo, sono partita con il fiore grande, fiore grande, fiore grande, fiore medio, foglia, foglia, fiore medio, fiore piccolo. Cioè, a caduta. Va bene, ragazze? Cioè, cercate sempre di seguire uno schema compositivo. Perché se io, per ipotesi, adesso qui andassi a prendere un fiore grande e lo andassi a mettere qua, diciamo che questa cosa sparata mi andrebbe a creare poi una composizione a tutto campo e quindi non avrei un bello schema compositivo, diciamo, fine, raffinato. Anche sulla scatola ho scelto appositamente di decorare soltanto il lato. Sono partita, fiore grande, fiore grande, fiore e foglia. Foglia grande, poi i bocciolini e le foglioline piccoline nei vuoti. Io grazie, troppo gentili ragazza, vi consiglio sempre di provare, guardate qua,
rosa grande, foglie, foglie. Qui adesso l'andrò a completare, fiore piccolo, riempirò questi vuoti. Vi consiglio di provare la composizione su una tavoletta. Se voi per esempio decidete di realizzare un'anta di un mobiletto, di un armadietto, non passate direttamente sull'anta senza aver fatto la prova compositiva di decorazione, perché altrimenti andreste a rischiare tanto, andreste a rischiare magari di creare magari uno stelo che poi dopo non vi convince. Anche per dire su un foglio di carta, se proprio non avete un supporto su cui provare. Però vi consiglio sempre di fare una prova, un tentativo prima di andare sul lavoro definitivo. Continuiamo. Terzo passaggio. Mi date un tamponcino, ragazzi? Allora vado a mettere il rullo a lavare perché altrimenti questo mi si indurisce troppo. Chiudo i colori, anzi il bianco potrebbe servirmi e quindi lo lascio un attimino qui e vado a prendere la perlescenza. Allora, questa sera nel kit della live troverete uno stampo a vostra scelta, un rollino e una mini perlescenza e vi farò trovare anche un mini love. Anzi, ve ne inserirò due mini love, un mini love nero, un mini love bianco, una perlescenza o oro o argento, un rullino e uno stampo. Vi darò il kit live non appena finiremo la live, lo troverete sulle novità live, perché non abbiamo avuto il tempo di fotografarlo. Ma ve lo metterò sulla mia pagina, la Maison Mini, e anche sul gruppo Love i Laboratori Artistici. Il kit strumenti è già presente nella live, quello di cui vi ho parlato ieri sera, e il kit strumenti include rollini, pennelli, spugnette, include tutto ciò che riguarda la parte tecnica, diciamo, della lavorazione di base per cominciare a fare un buon lavoro di decorazione. Allora, cominciamo. Passo all'ultima fase, che è quella decorativa, quella della chi si trova in casa, il tamponcino lo faccia con il tamponcino, chi non ha il tamponcino lo può fare anche con la testina del rullino, cioè spingendo così all'interno del colore. Io vado con i tamponcini, tanti di voi li hanno acquistati, questi sono i tamponcini degli stencil, quasi quasi Loredana mi dai l'argento così magari lo faccio vedere con l'argento e procedo con l'ultima fase, che è quella decorativa. Vi farò vedere quanto è carina la sovrapposizione della perlescenza. La perlescenza, per chi me lo ha chiesto adesso, è un prodotto luminescente che dà quegli effetti metallici luminosissimi. Grazie Silvia, la nostra Silvia, cliente affezionatissima, vi spiega subito che cos'è. Vedete, mi viene avanti. Brava Silvia, il rosa è bellissimo, qui ho usato l'oro, penso che ditemi se riuscite a vederlo, qui ho usato l'oro e adesso userò l'argento e vi faccio vedere la perlescenza come la potete utilizzare. Mettetela all'interno di un piattino e la usiamo in questo modo. Allora, tamponcino, scaricate sempre sul piattino, applicatelo sulla base del fiorellino così,
qui sto usando il tamponcino perché dovendo usare solo i fiorellini piccoli vado un attimino più comoda, ma se avete il rullino e il tamponcino non lo avete, non preoccupatevi, lo potete fare anche con il rullino. Vado a sovraposizionare lo stampino al bianco. Lo avevo già fatto in precedenza, non si vede da lontano, mi devo necessariamente avvicinare la camera. Se Lori mi vieni a mantenere la camera, faccio vedere da vicinissimo il lavoro. Un attimino solo, ragazze. Metto la perlescenza sul tampone, vedete che il tampone non l'ho lavato. Nel frattempo è asciugato e non me ne importa niente. Tanto è asciugato e vado a sovrapporre il colore. No, mi dice di ruotare il dispositivo. Aspettate un attimo. Allora, aspettate ragazze che giro la telecamera. Allora, Lori, cortesemente, vienimi da dietro e mantienimelo così. Ecco. Guardate che meraviglia, ragazzi, si vede così, si vede benissimo. Allora, ho impresso l'argento e ve lo faccio vedere da vicino, così avete. Questo lo riposiziono nella stessa posizione in cui l'avevo messo prima, più o meno. Magari non riuscirete a posizionarlo proprio in maniera perfetta, però lo posizionate più o meno. Andate a premere. Premete, ecco qua. Guardate ragazze, che bello! Guardate, guardate che meraviglia! Dai, ditemi se vi piace. Datemi un feedback, ragazze. Vedete, ragazze? In un attimo abbiamo trasformato questo fiore da nero in nero e argento. Avete visto che bello? Adesso uno sì e uno no. Uno lo lascio argento, uno lo lascio bianco, questo lo faccio argento. Guardate. Tamponcino. Guardate ragazze, io mi innamoro, che devo fare? Mi innamoro. Allora, fiorellino, lo posiziono come lo avevo posizionato precedentemente. Vediamo di trovare la giusta posizione. Non lo muovere, altrimenti fai girare la testa a tutti. Spingo. Spingo, ho le mani tutte nere. E qui è diventato argento. Vedete? Non importa che il disegno non corrisponda alla perfezione. Non importa. La cosa importante è che avete dato un tocco di luce, una luminosità particolare. In realtà potete anche qui su questa foglia, vado a darci un tocco di luminescenza, la posiziono, non la posiziono proprio in maniera esatta, eccolo qui, spingo bene, tolgo, eccolo qua. Vedete, guardate. Sembra un disegno in tridimensionale con effetto luminescenza. Molto 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 carino. Adesso forse è già orario e vi devo, ahimè, già lasciare. Il tempo vola quando sono insieme a voi. Che ore sono, ragazzi? 19:20, ho ancora 10 minuti, non muovere. Allora, Loredana lì si indurirà il braccio, il muscolo, atrofizzerà il braccio, muscolo. Ecco qua. Allora, ditemi se vi piace l'effetto, ragazze. Ditemi, voglio il vostro feedback. Guardate, argento sul bianco. Argento su bianco. Allora, ragazze, non possiamo assolutamente, e ripeto,
assolutamente stampare l'argento direttamente sul colore del legno di fondo, perché l'argento e le pearlescenze sono in trasparenza, quindi non possiamo andare a fare una pearlescenza se sotto non stampiamo prima o con il nero o con l'oro, perché la pearlescenza non si vedrebbe, diventerebbe tutta una cosa in trasparenza. E quindi vi consiglio sempre prima di procedere con il colore, poi la pearlescenza sarà l'ultimo tocco, quello che voi poi dopo andrete a dare con la seconda impressione. Va bene? Con la seconda impressione del secondo stampo. Adesso, nelle parti centrali delle foglie, vado a fare un ritocco pittorico. E qui ho realizzato queste foglie nere. Il centrale delle foglie ha un effetto di bianco, e quindi di bianco, un effetto di fondo, il fondo di questo vintage verde petrolio di fondo. E quindi adesso che cosa faccio? Mi diverto, è alla grande ragazze, ma io mi diverto veramente, non è che lo dico tanto per dire, eh? Mi diverto tantissimo e vado a fare il ritocco pittorico. E ci metto all'interno delle foglie un pochettino di luminescenza con l'argento. Guardate, un tocco. La vado ad applicare un po' solo su una parte della foglia. Non la mettete a tutto campo perché altrimenti perdete l'effetto di chiaroscuro. Andatela ad applicare solo su un lato della foglia, creando l'effetto chiaroscuro. Lo potete mettere anche un attimino sul fiore. Viene un effetto pittorico straordinario. Quando avete finito il vostro lavoro, stenteranno a credere che è un lavoro fatto con uno stampo. Sembrerà tutto un effetto pittorico, non sembrerà neanche che voi questo lavoro lo abbiate realizzato con gli stampi. Allora, ci applico un po' di argento anche sul cuore di questi fiori, guardate, lo lascio un attimino più materico in modo da potervi dare questo effetto di grigio un po' più corposo. E questo lavoro può essere realizzato anche con gli inchiostri, ma ve lo dico in ultimo, ve lo dico un attimino prima di lasciarvi. Vi faccio l'ultimo passaggio, ritocco pittorico con Love. Ho messo all'interno del piattino un po' di Love bianco e lo vado a prendere con il pennellino e vado a fare anche con il bianco un ritocco pittorico. Guardate, lo vado ad applicare nei punti in cui lo stampo, magari non, o in cui ha lasciato le parti in chiaro, oppure lo vado a stampare nella parte centrale delle foglie dove appunto non c'è il nero, e vado a risaltare ancora con i chiaroscuri questo effetto. È bellissimo. Allora, il lavoro raffella non deve essere chiuso con la vernice finale perché abbiamo utilizzato per stampare, abbiamo utilizzato Love ed abbiamo utilizzato la pearlescenza, e quindi in realtà non serve andare a fare non serve andare a fare una verniciatura in protezione, perché l'ov, voi lo sapete già, contiene già all'interno la finitura. Ma se questo lavoro lo fate con magari con gli inchiostri,
Vi consiglio di dare una spruzzatina di finitura. Volevo darvi la meravigliosa notizia che questa settimana abbiamo inserito nel nostro sito e-commerce, nel nostro negozio online, anche la finitura spray satinata che potrete utilizzare su tutti i vostri decorativi. Guardate, sto facendo dei piccoli puntini e quindi sto creando questi micro bocciolini di fiori all'interno di questi già fiorellini piccoli, di questi micro fiorellini. Diciamo che potete veramente, ragazze, divertirvi e creare qualcosa di veramente straordinario e bello. Allora, finisco il ritocco pittorico qua, vado in queste foglie dove c'è il nero, vado ad applicare un po' di bianco. Come vi dicevo prima, non lo mettete a tutto campo, ma date soltanto delle piccole macchie di sfumatura e risaltate questi disegni. Chi è brava nella pittura può veramente sbizzarrirsi perché il ritocco pittorico lo si potrebbe fare anche a colore. Si potrebbe creare un effetto pittorico a colore. Quindi vedete, sto andando dove è rimasto il fondo in trasparenza e vado appunto ad creare questo, a risaltare questa parte di fiore. Va bene ragazze? Ecco qua. Abbiamo finito e la parte decorativa più importante è stata completata e poi spazio alla vostra creatività, spazio al vostro gusto, spazio all'abbinamento dei vostri colori e al gioco delle forme. Potete veramente divertirvi quanto volete. Vedete? Qui abbiamo utilizzato l'argento, su questa abbiamo utilizzato l'oro. Vedete? Qui abbiamo utilizzato bianco, nero e oro. Qui abbiamo stampato tutto in bianco e abbiamo fatto solo il ritocco pittorico in oro, senza oro, facendo sul fondo sempre i disegni, l'effetto venalegno che vi avevo fatto vedere ieri. E qui abbiamo stampato in bianco e oro. Abbiamo creato anche queste greche bellissime che le potete trovare all'interno degli altri disegni. Vi faccio vedere velocemente, scorro tutti i modellini degli stampi, così potete scegliere qual è lo stampo che più vi piace. Allora, questo è lo stampo Imperial Craclé. Poi abbiamo lo stampo Sweet Blossom, che è quello che ho utilizzato io questa sera. Poi abbiamo il Chateau, che è questo, che crea appunto queste greche, e ha questi medaglioni, che sono bellissimi da mettere magari al centro di una scatola o su un mobile. Come vedete ha anche questi ramage, queste foglie, che si possono mettere magari ai lati di un comò. Vedete quanto sono belli anche questi. Questi sono piccoli pezzi di greche che andando in ripetizione le potete allungare e creare anche delle greche sugli muri, creando qualcosa di molto 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 belle. In questo chateau ci sono tre disegni di greche, 5 medaglioni e 2 foglie, quindi è veramente molto molto interessante anche questo. E quelli chiusi. Poi
Poi abbiamo il quest'ultimo modello che è il Clear Cling Stamp, che anche qui ha una greca, il disegno è un attimino più barocco, queste foglie che sono più grandi rispetto a questo precedente. Ah, scusate ragazze, si chiama Château de Maison. E quindi qui avete le foglie leggermente più grandi e due greche che sono leggermente più grandi rispetto a questo che vi ho fatto vedere in precedenza. Quindi lo Château de Saverne ha le greche più piccoline, ma ne ha un po' di più in quantità. Invece lo Château de Maison ha meno quantità di stampi, ma le ha un attimino più grandi come dimensioni. Questi sono i quattro modelli di stampi che troverete sul nostro sito. Quindi potete scegliere abbondantemente e creare qualcosa di molto molto carino. Va bene, ragazze? Allora, per questa sera, vedete? Questo è il lavoro che abbiamo realizzato. Avete visto quanto veloce sia stato il decoro, quanto abbiamo realizzato il lavoro in maniera molto semplice, appunto, e veloce. Allora, ragazze, giro la telecamera, così magari vi saluto un attimino. Vi do questo nuovo appuntamento per giovedì della prossima settimana. Non vi anticipo nulla su quelli che saranno i nuovi progetti e le nuove live. È tutto molto desidero che sia tutto molto una sorpresa, ed è importante che comunque voi ci siate. E vi ringrazio per le vostre condivisioni, vi ringrazio per essere sempre presenti. E mi siete tanto tanto care, io supporto voi e voi supportate me. Il kit lo pubblicheremo subito, immediatamente, appena finirà la live, sia sulla mia pagina, la Maisonini, sia sul sito, sia sul nostro gruppo Love Paint e i laboratori artistici. Non abbiamo ancora definito il prezzo perché ho deciso all'ultimo momento di inserirlo come kit live, ma vi dirò tutto con grandissimo piacere. Voi sapete che sui kit c'è sempre da risparmiare un pochettino e quindi approfittatene. Grazie a tutte voi, vi saluto e vi aspetto per la prossima settimana. E comunque, ragazze, tutti i kit li trovate in alto a sinistra cliccando sui tre trattini del nostro negozio online e nella voce live. Quindi lì all'interno trovate tutti i kit delle live, tutti i kit proposti live. Va bene, ragazze? Un bacio grande, 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 grande e vi aspetto alla prossima settimana.